cominciamo già a intrecciare fumetti d'oltre confine, glorie d'oltre confine con le nostre. Tra l'altro, per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, Mebius l'ha illustrato divinamente, mi viene da dire, scusate se sono a reduce, divinamente la Divina Commedia, nel senso che lui ha illustrato il Paradiso. C'è New Age, che è una galleria di Milano diretta da Cristina Taverna, che appunto ha promosso anche in Italia il Mebius, gli aveva affidato la illustrazione del Paradiso in una bellissima edizione dove l'inferno era illustrato da Mattotti, Lorenzo Mattotti, e il Purgatorio da Milton Rese. È un libro che direi si può raccomandare a tutti. E questo per dire un po' interferenze con l'Italia, oltre ovviamente al cinema di Sergio Leone, che si infiltra insieme con Peckinpah nel suo Blueberry, il personaggio a fumetti del western, che tra l'altro è anche una delle espressioni triplici di Mebius, perché non l'abbiamo detto subito all'inizio, perché Mebius non è solo Mebius, ma è una presentazione assolutamente caotica, ma con me è anche giusto che sia, gli hanno appena dedicato a Parigi una grande mostra, alla Fondation Cartier, pour l'art contemporain, che è finita 15 giorni fa, e il titolo di questa mostra, molto bella, era Mebius Transform, con un gioco di parole così, però tutto sul gioco del trasformismo, della metamorfosi, eccetera, che contraddistingue il suo stile e la sua personalità. Infatti la sua personalità è almeno triplice, come forse quella anche di molti altri, ma in lui è anche molto, diciamo, visivamente molto, molto evidente, nel senso che Mebius, Jean Giraud, che è il suo vero nome, credo, e Gire sono anche le firme di altrettanti stili di visivi, insomma, di altrettanti stili grafici, cosa che gli invidio molto, perché tanti si danno degli autori, degli pseudonimi, però insomma, sotto diversi pseudonimi rimangono se stessi. Invece lui sa veramente cambiare personalità. Allora, finita questa presentazione, così vuole essere abbastanza autorevole, tra l'altro vedo anche numerosi, e quindi sono contento. Ora vi devo dire due cose un po' allarmanti, dopodiché la prima è che questo montaggio, che si compone di due parti, comunque il primo montaggio, che dovrebbe essere più elaborato e più completo, con qualche problema tecnico dovuto a trasferimenti, così che adesso non mi sto a spiegare, ci sarà, vedrete, qualche salto, qualche piccola ripetizione. L'abbiamo finito l'altro giorno, ho lavorato con una ragazza giapponese a Milano su un computer che pareva abbastanza occidentale, evidentemente ci sono stati dei problemi nel trasferimento, però il parlato è continuativo e soprattutto dovrebbe funzionare per i primi 20 minuti. E bisogna dire che è in francese, ci sono problemi qua, devo dire due cose prima di ogni capitoletto, è suddiviso in 7 capitoletti, vi posso fare un piccolo bignamino prima, cioè tre parole, dicendo dirà questo, ecco, non so, forse è bene che lo faccia. Poi è un francese anche abbastanza serrato, se no poi a fine proiezione eventualmente ci parliamo un momento. Dopodiché avrei intenzione di proiettare invece degli spezzoni di quello che sarà un secondo film
filmato una seconda video intervista a Medius, che è stata piuttosto lunga, è durata più di un'ora, e appunto la mia intenzione è di farne due segmenti di 25 minuti ciascuno. Il primo è quello che vedrete, l'altro invece lo farò successivamente, però ci sono due o tre segmenti di questa seconda parte che vorrei farvi vedere. Alla fine di questo vi farò vedere un breve film di animazione tratto da un suo fumetto. Infine, se ci sarà tempo, ci sarà un bonus a sorpresa, cioè un film italiano che Paolo Parrottino conosce a memoria, che ho fatto vedere a Medius e ne è rimasto entusiasta. E siccome siamo in area di 150 anni dell'Unità d'Italia, è un film di 50 anni fa, è appunto che ha incantato Medius, ve lo farò vedere, se rimane tempo. Io direi di andare con questa prima parte e scusate se ci sono appunto dei sacchi di problemi tecnici.